Sabato scorso, il 12 luglio, ci ha lasciati il grande, l'immenso Big Viola, uno degli artisti contemporanei più famosi al mondo, uno dei più grandi visionari del nostro tempo. Per il nuovo circolo del canale, sicuramente Big Viola ha un posto speciale. Mi sarebbe piaciuto ricordarlo subito con le sue opere, non un evento così tragico, ma questo non ci fermerà dall'esplorarlo appunto in tutto il suo insieme. Ci ha lasciati per colpa dell'Alzheimer, questa maledetta malattia che ormai attanaglia il nostro tempo, di cui si fa sempre un gran parlare sperando presto una cura definitiva. Classe 51, quindi molto molto giovane, pioniere dei campi del New Age, dei nuovi media. Infatti è stato uno dei più grandi artisti installativi, esplorando appunto vari campi come quello della musica, di cui parleremo più avanti, ma anche quelli appunto del video editing, comunque sia in campi molto più moderni rispetto a quella che può essere l'arte in sé per sé, come la pittura, la scultura, eccetera. Viola ha realizzato in oltre 50 anni di carriera installazioni e ambienti visionari e si è concentrato soprattutto sulle esperienze umane fondamentali, nascita, vita, morte, sviluppando anche una fortissima coscienza di sé e provando a portare noi spettatori verso quella che è appunto una consapevolezza del nostro io forte e in grado di fare delle riflessioni importanti appunto sull'esistenza stessa, accompagnato soprattutto dallo studio di artisti quali Michelangelo Buonarroti. Lo sviluppo dell'io, della coscienza, la rivelazione della bellezza, il dolore della perdita, la bellezza presente anche dopo la morte, il vuoto che costruisce montagne, il dono di lasciare qualcosa per il prossimo viaggiatore. Questi sono sempre stati i capisaldi dell'arte di Big Viola. Come dicevamo, Big Viola è stato un vero e proprio esploratore di quelle che sono le nuove tecnologie, di cui appunto aveva sempre esplorato quelli che erano proprio dei limiti espressivi. Parole sue: ho gradualmente realizzato che l'arte della percezione era in effetti una forma praticabile di coscienza in sé e per sé, e non semplicemente un tipo di fenomeno. Diceva ancora: ciò significava che quando tenevo in mano la videocamera e il microfono, tenevo in mano un sistema filosofico, non solo uno strumento di raccolta di immagini e suoni. Opere importanti e radicali di Big Viola, quali The Reflecting Pond, The Greeting e la serie di Martyr, hanno contribuito, secondo me, a tutti gli effetti a far diventare il video una forma altissima di arte contemporanea, influenzando appunto quelle che sono le generazioni successive. Se sono qua davanti a TikTok nella speranza di condividere qualcosa con voi dal punto di vista artistico, un contenuto non solo mordi e fuggi ma anche culturale, gran parte del merito è anche appunto di Big Viola. Tornando all'inizio del video, come abbiamo detto, l'arte di Viola si è espressa anche ben oltre quelli che sono i media convenzionali. Infatti la sua esperienza con la musica d'avanguardia in primis ha portato a collaborazioni di primissimo livello, come quello con l'Ensemble Moderne di Francoforte in Germania, con la famosissima band rock dei Nine Inch Nails e con il regista Peter Sellars, oltre che al direttore d'orchestra Esa-Pekka Salonen, quando collabora appunto ad una nuova rielaborazione di Tristano e Isotta di Wagner. Viola ha realizzato anche The Raft per le Olimpiadi del 2004 ad Atene. Ogni tanto ci sono anche questi fuori. Dicevamo, ha collaborato anche per la realizzazione di The Raft, un video dedicato alle Olimpiadi di Atene del 2004 in Grecia, Crossroads, che è una installazione larga 82 piedi, per l'aeroporto internazionale di Hamad, commissionata appunto dal Qatar Museum. Oltre appunto ad aver collaborato anche per i videogiochi, ha realizzato infatti Night Journey nel 2018. Nel corso della sua, come detto, ha attraversato 5 decadi, 50 anni di carriera, Viola ha ricevuto anche numerosi premi come la MacArthur Foundation Fellowship e il Catalonia International Prize, oltre al Premium Imperiale della Japan Art Association. Questo quindi era un mio piccolissimo omaggio ad un grandissimo artista come qual era Big Viola, qual è, perché a me l'arte è il monito principale per essere immortali qui sulla terra, è uno dei capisaldi appunto di questo nuovo corso del canale, dove esploreremo appunto una nuova conoscenza dell'arte sotto un punto di vista filosofico e di maturità spirituale.